Allora ragazzi, allora, primo video dell'anno, quindi i migliori auguri per un sereno e felice 2019. Chiedo scusa a tutti se sto un po' calando con il numero dei video sul canale, ma è stato un periodo oggettivamente pieno e quindi ho dovuto dividermi il più possibile. Anzi, spero sinceramente, non spero di riuscire a trovare il tempo sempre di fare tutti i video possibili, ma spero anche ogni tanto di saltare qualche rubrica, perché vuol dire che sto lavorando, ragazzi. Cioè, mettetevi nei miei panni, da YouTube prendo zero, quindi insomma. Quindi giustamente cercate anche di capire un po' la situation. Bene, la Juventus trionfa il Globe Soccer Award, uno dei più importanti premi al mondo, che insieme al Pallone d'Oro e al FIFA The Best, che una volta era FIFA World Player, fa parte del triumvirato dei premi più importanti del mondo. C'è anche le UEFA Best Player, ma quello decreta il miglior giocatore d'Europa. Il triumvirato dei migliori giocatori del mondo più importanti è questo qua. E dunque. Trionfa la Juve, adesso andrò a elencarvi bene i premi e poi dopo entrerò nel dettaglio. Ronaldo porta a casa due statuette, due premi, ha vinto il premio il 4-3-3 fan player, insomma il giocatore più votato dai fan. Matuidi ha preso un premio alla carriera, Fabio Paratici è stato eletto miglior dirigente sportivo al mondo e Cristiano Ronaldo ha vinto anche il miglior giocatore del mondo. Che poi anche Mendes ha vinto il miglior agente di mercato del mondo, e ormai Mendes è della Juve, però questo poi è un altro discorso. E adesso entriamo nel dettaglio, giustamente, dei premi e delle varie votazioni. Insomma, la giuria è composta da ex giocatori, ex arbitri, ex dirigenti, comunque gente del mondo del calcio, insomma, tranne il premio che ha vinto Ronaldo sui fan. E proprio da quello partirei, che forse è quello considerato da molti il meno prestigioso dei quattro, che è quello dei fan. Però Ronaldo viene eletto miglior giocatore per i fan. Ecco, però vincere quel premio lì non è così scontato, vuol dire che comunque i fan ti apprezzano e non c'erano, almeno per quanto mi riguarda, non c'erano molti dubbi che vincesse questo premio qua, perché Ronaldo è talmente conosciuto al mondo, credo che sia il giocatore, lo sportivo forse più seguito sui social. Adesso non mi ricordo gli altri che punto sono, ma sicuramente a livello calcistico è il giocatore più seguito sui social, anche perché è la persona più seguita di Instagram. Quindi assolutamente stiamo parlando di un giocatore oggettivamente conosciuto, e quindi è normale che vada a trionfare sui premi, come un premio come questo, ecco. Però tornando al premio se stesso, comunque non è mai scontato. Fare breccia nel cuore dei tifosi non è mai facile, soprattutto nell'anno dove i mondiali sviano un pochettino. Abbiamo visto anche il FIFA World Player, il FIFA The Best e il Pallone d'Oro. L'anno dei mondiali mischia un po' le carte, e come li mischia a livello, come posso dire, dei giocatori, ne mischia anche nei tifosi, chiaramente. Credo che la cavalcata della Croazia avrebbe potuto mischiare un po' anche lì le carte, ma Ronaldo resta il giocatore forse più amato dal pubblico. Quando è stato chiamato a ritirare il premio, si è alzato praticamente tutta l'arena di Dubai, e se avete visto, muovevano la maglia bianconera, segno, e non è perché erano tifosi della Juve, erano tifosi di Ronaldo. Cioè Ronaldo ha una presa sul pubblico incredibile. Comunque, quindi Ronaldo ha portato a casa questo premio, e poi è stata la volta di Blaise Matuidi. Non è stato proprio prima Paratici, poi Matuidi, ma prima preferisco parlare di Matuidi che ha ricevuto un premio alla carriera. Credo che anche che sia che non sono l'unico ad accorgersene, non sono stato l'unico ad accorgersene. Credo che Matuidi per il mondiale della Francia sia stato la manna dal cielo. Senza Matuidi la Francia non avrebbe vinto il titolo mondiale, e lo dico in maniera netta. La Francia gli potevi togliere Griezmann, gli potevi togliere Mbappé, gli potevi togliere Pogba, ma se hai tolto Matuidi i primi giorni, le prime giornate, la Francia non riusciva a fare nulla. Ha avuto una difficoltà enorme contro tutte le squadre. Matuidi è di un'importanza tattica nel centrocampo della Francia come lo è nel centrocampo della Juve. Tra l'altro un professionista esemplare, un bravissimo ragazzo, e questo premio credo che sia il premio alla carriera, appunto, anche per premiarlo, visto che ha fatto una carriera esemplare
sempre comportandosi mai oltre le linee, credo che se lo sia assolutamente guadagnato, perché un ragazzo, oltre che essere un grandissimo calciatore, e secondo me è massacrato a livello tecnico esageratamente, perché dicono che non ha tecnica, quando non è vero, cioè sì, ha meno tecnica di Pjanic, cioè di Pirlo, però ragazzi, la quantità di gioco che fa Matuidi, oggettivamente credo che si siano pochi centrocampisti. Io non credo che al giorno d'oggi Matuidi possa essere sostituito da nessun centrocampista al mondo. Nessun centrocampista nel ruolo di Matuidi potrebbe sostituire Matuidi, neanche Casemiro, pensate un po', secondo me. E poi adesso veniamo invece al premio più, non lo so, uno dei più belli che ho visto, che è Fabio Paratici, miglior dirigente del mondo. Ecco, questa è stata una roba, direttore sportivo, però in realtà dirigente, è stata una goduria. Allora, non poteva essere altrimenti. Perché? Perché Paratici ha portato Ronaldo alla Juve, poi possiamo dare i meriti a Marotta, possiamo dare i meriti a chi volete, ma Paratici ha portato Ronaldo alla Juve. E Paratici aveva già portato Tevez alla Juve. Paratici, tutti i giocatori internazionali li ha portati Paratici, perché è bravo, sa parlare l'inglese benissimo, è un filibustiere, nel senso che sa come muoversi. Marotta è bravo a ufficializzare, era bravo ed è bravo a ufficializzare le trattative, ed è bravissimo in Italia. In Europa credo che Paratici era già prima un passo avanti. E questo premio credo che sia la conseguenza un po', loro volevano premiare il dirigente che aveva portato Ronaldo, e credo che sia stato chiarito da molti il fatto che il dirigente era appunto Fabio Paratici, quindi credo che se lo sia meritato, anche perché la Juve con Paratici in questi pochi mesi di Paratici, perché comunque il mercato estivo l'ha fatto lui, ha fatto un balzo in avanti non solo a livello tecnico ma soprattutto a livello economico enorme. E veniamo invece adesso all'ultimo premio. Ronaldo vince il premio di miglior giocatore del mondo. Lui, CR7, guardatelo qua. Tac, sì. Ragazzi, per me era questo che doveva succedere già al Pallone d'Oro, doveva succedere al FIFA The Best e doveva succedere anche al UEFA Best Player. Non è successo, non lo so perché è successo. La gente si è fatta incantare da un mondiale dalla Croazia. Io sto ancora sentendo adesso che la Croazia è stata la sorpresa dei mondiali, quando secondo me la Croazia non è stata la sorpresa di una bella cippa. La Croazia è arrivata lì perché aveva l'organico, uno degli organici più forti, cioè, quindi, cioè, non è che la Croazia è lì perché ha fatto una sorpresa, cioè, non è stata la Nigeria del 94, cioè, la Croazia, ragazzi, o la Svezia del 5, cioè, la Croazia è lì perché aveva uno squadrone. La 90, le 7 undicesimi giocavano tra Real Madrid, Inter, Barcellona e Juve, voglio dire, di che cosa parliamo? Non è che sono presi, quindi non è la Grecia del 2004, ecco, prendiamo un esempio, la Danimarca del 92, questa è una squadra forte, tosta, la Croazia è veramente un'ottima squadra. Detto questo, e Ronaldo vince quello che secondo me merita di vincere, cioè il miglior giocatore del mondo. Come ho detto, l'avrei dato anche prima, anche Pallone d'Oro e FIFA The Best, perché secondo me comunque l'annata di Ronaldo l'anno scorso è stata mostruosa, perché ha portato il Real a vincere la terza Coppa Campione di fila, e l'ha vinta lui, l'ha fatta vincere lui. E perché è inutile che ci giriamo, ma se a Torino cambiavi Ronaldo al Real Madrid lo mettevi alla Juve, noi quella partita lì giocata come è stata giocata la vincevamo tranquilli, e al ritorno poi abbiamo visto come cosa è successo, no? Quindi voglio dire, credo che Ronaldo sia veramente il fattore in più di molte squadre. Tornando alla stagione, quella stagione lì poi ha portato a fare un mondiale per me da protagonista, perché fare 4 gol in 4 partite non è che è una roba facile per chiunque. Poi è chiaro che è la differenza tra Ronaldo e Modric, è che la Modric aveva la squadra e Ronaldo no. Ronaldo è un Portogallo oggettivamente scarso, cioè Portogallo che tra l'altro poi aveva lasciato a casa Cancelo eccetera eccetera, quindi insomma stavamo parlando di una squadra oggettivamente non forte, ecco. Detto ciò, abbiamo visto, secondo me, alla fine Ronaldo arrivare dove doveva arrivare. E secondo premio, allora, continuo a sentire primo premio da Juventino, primo premio da giocatore della Juve, primo premio. Allora, a me va bene che è sicuramente il premio più prestigioso da quando è arrivato alla Juve finora, sono d'accordo. Però vorrei ricordare che Ronaldo non è il primo premio che prende, perché comunque Ronaldo ha vinto gli ESPYS Awards, che sono
che è il pallone d'oro per quanto riguarda gli Stati Uniti, quindi miglior giocatore del mondo là, miglior portoghese dell'anno nella squadra, nella FIF Pro, nell'11 della FIF Pro, quindi non è che sia proprio il primo premio che ha preso dalla Juve, insomma diciamo che è il più prestigioso fino a quando della Juve. Però ecco, mi fa piacere una cosa, che da quando è arrivato a Torino ha portato alla Juve tre premi che la Juve non aveva mai vinto, cioè portoghese dell'anno di record, che ha vinto proprio pochi giorni fa, e l'Espis Awards, che ha vinto a fine settembre, inizio settembre, e appunto questo qua, il Globe Social Award, che ricordiamo la Juve aveva vinto con Conte come miglior allenatore nel 2013, ma oggettivamente mancava, insomma, alla bacheca il miglior giocatore del mondo, perché alla Juve adesso mancano, facendo due calcoli, ho fatto il calcolo anche l'altro giorno, la Juve manca di vincere praticamente, trovare un giocatore che vinca il UEFA The Best Player of Europe, o Europe, e il FIFA The Best, perché poi la Juve ha avuto la fortuna nella sua storia di avere giocatori che hanno vinto palloni d'oro, FIFA World Player, insomma, bei titoli, bei trofei, e Ronaldo credo che adesso anche il Globe Social Award, che è oggettivamente uno dei tre premi, come ho detto prima, più prestigiosi al mondo, quindi assolutamente molto molto bene. E adesso però sono finiti i premi individuali, bisognerà ritrovarsi per cercare, insomma, dopo l'epifania, dopo il 7, per cercare di portare a casa più titoli possibili e cercare di rivincere premi individuali l'anno prossimo, ma deve essere una conseguenza dei premi vinti di squadra. Quindi io credo che questa Juve possa far bene, anche perché è una squadra forte, assolutamente. Però ecco, diciamo che sono rimasto molto molto, sono stato molto contento di come sono andate queste premiazioni, sono andate anche oltre le mie più rose aspettative, quindi bene così. Ragazzi, chiudo qua il video, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale, fino alla fine, forza Juventus, ciao!